letto da Brian, chi cazzo è, non lo so. Porco. Vi ricordo mercoledì 18 alle 13:30 l'ambulanza. Stanno venendo a prendermi. Buongiorno, buonasera, come state? Vi piacciono i miei occhiali nuovi? No. Da nerd superstar. Perché i miei occhiali vecchi si erano sfondati e quindi mi sono rifatta gli occhiali nuovi. Però non lo so, cioè nel senso a me invece piacciono così grossi, importanti. Fanno una cifra di moda poi, so, mi sento un po' hipster, capito? Però siccome che sono ciecata, le lenti sono belle spesse e quindi mi si rimpiccioliscono i miei grandi occhi maroni. Oh mamma. Allora miei diletti, prima di iniziare a parlare di questo grandissimo capolavoro della cinematografia moderna, ho una cosa muy importantes da comunicare a tutti coloro che sono interessati, con un mini riepilogo per i nuovi arrivati. Ciao Beseama. Che non sanno di che parlo. Un bel po' di tempo fa mi sono cimentata nei miei piccoli esperimenti di regia. Brava. E assieme a dei carissimi amici abbiamo dato vita a un piccolo videoclip ispirato alla favola di Cappuccetto Rosso, questo qua. What she wears, what she wears, what she wears. Se avete il piacere di sbirciarlo, lo trovate alla fine di questo video oppure nella playlist I Corti di Violetta. Grazie per l'informazione, me la segno. Chi invece già navigato e l'ho visto e rivisto, andandolo a rivedere si sorprenderà di trovarlo con poche visite e pochi commenti rispetto a prima. Ma purtroppo prima non era caricato sul mio canale e per spostarlo dal mio vecchio canale vuoto a questo, ovviamente tutti i valori si sono azzerati. Dice sti c***i. No, che ne so, magari qualcuno se era chiesto. Comunque, un pochino di tempo fa invece, con altri miei adorati vecchi e nuovi amici, abbiamo deciso di creare un videoclip ispirato a un'altra favola, che questa volta è il Mago di Oz. Ve ne lascio un'anteprima assoluta di pochi secondi. Quando lo potete vedere, se lo volete vedere, lo potete vedere mercoledì 18 dicembre alle 13:30 su questi schermi. Nel qual caso stiate vedendo questo video dopo il 18 dicembre, trovate il Mago di Oz spoilerato tipo dappertutto. Oppure sempre nella playlist I Corti di Violetta. Grazie per la gentile attenzione, torniamo a noi. Ah, salve! Benvenuti nella cinerubrica di oggi. Semplice, umile rubrica periodica senza alcuna pretesa professionale in cui ci facciamo una chiacchierata e ci scambiamo opinioni personali sui film che abbiamo visto, sui film che non abbiamo visto, perché ci sono piaciuti, perché non ci sono piaciuti. Senza spoiler, giuro. Oggi parliamo del secondo capitolo di Thor. Thor the Dark Horse. Oh, che scostumato. Thor the Dark World. Innanzitutto vorrei condividere con voi questo magnifico scatto mentre cerco di sollevare il martellone di Chris Hemsworth. Che può sembrare equivoco, ma solo se siete delle brutte persone. Thor The Dark World, film del 2013 diretto da Alan Taylor e sequel del film Thor del 2011. La pellicola continua a narrare del giovane personaggio della mitologia norrena che avevamo lasciato in una situazione un po'... come si dice? Non mi viene la parola. A cazzo de cane. Che succede in questo nuovo episodio? Come in The Avengers, l'anello del potere, uno per trovarli, uno per ghermirli e nel buio incatenarli, sì, quello lì, era il magico cubotto azzurro chiamato Tesseract. Questa volta l'idolo delle folle non è un cubo ma un parallelepipedo di pietra che si chiama Aether. Nascosto per regioni di sicurezza nazionale FBI e www.flickciao nel culo del mondo, chi lo vuole? Gli elfi oscuri. Oh signor! Questa è un'informazione preziosa per lo spettatore, perché il film si apre con questi elfi oscuri e Bor, padre di Odino, nonno di Thor, che li picchia di botte in battaglia. Ecco, vi posso assicurare che per i primi 10 minuti del film mi sono guardata intorno convinta di aver sbagliato sala ed essere entrata a vedere il sequel dell'Hobbit. Fortuna che alla certa ho visto Gris sullo schermo e tra una caramella gommosa e l'altra mi sono data pace. Quindi niente panico. Sembra il Signore degli Anelli, ma non lo è. Comunque, grazie ad una sottospecie di allineamento planetario denominato convergenza, le porte delle varie dimensioni dell'universo collimano per un periodo limitato e
Thor da Asgard con furore può rincontrare la sua amata Jane Foster dalla Terra con furore. Vi sembra fantascientifico? Non direi. Sono sicura che ci sono molte ragazze all'ascolto che alzano gli occhi al cielo, pensando che solo un allineamento planetario può dare la propulsione ad alcuni maschietti di farsi vivi con costanza con le loro donzelle. Ragazzi, più Loki, meno Thor. Sì, perché torna, come già palesato in The Avengers, anche il fascinoso fratellastro di Thor e dio delle malefatte. Proprio perché il dio del tuono, senza l'allineamento planetare, il Bifrost o un cazzo di account Facebook, non sa dove andare a sbattere la testa per spostarsi da una dimensione all'altra. E quindi chiede aiuto a Loki, che invece conosce tutte le scorciatoie del caso. Ragazzi, più Loki, meno Thor, fidatevi. Una volta trovato il buco magico da attraversare, cosa che ha detto? Possono raggiungere i simpatici elfi oscuri in fase di trafugazione dell'Ether e iniziare a picchiarsi di botte finché una delle due parti non vince. Carino. Ma che vi devo dire? Il film non è proprio il mio genere preferito, peraltro adesso dirò una cosa molto impopolare. Sono andata a vederlo solamente per guardare Tom Hiddleston. Cosa? Lo so, ho 26 anni, ma mi piace dimostrarne 16. Innanzitutto la regia stavolta non è di Kenneth Branagh, ma del sopracitato Alan Taylor. E lo notate subito dall'impostazione del film. Il primo Thor, nonostante sia stato scritto da frizzanti sceneggiatori di serie TV e fumetti, era però diretto alla Branagh maniera. Ricordava infatti l'adattamento cinematografico di un copione shakespeariano, di cui Branagh ha notevole conoscenza e con cui ha grande dimestichezza. Per inciso, io adoro i suoi adattamenti cinematografici di Shakespeare. Nel primo Thor sembra che Branagh tenti disperatamente di dare una dignità e un'eleganza classiche ad un soggetto che da spacca box office marvelliano non prevede in realtà niente del genere. E ci si ritrova con un film piuttosto noioso, in cui l'unico che è veramente in linea con la mano di Branagh è Tom Hiddleston, ossia Loki, che tra i giovani protagonisti probabilmente anche l'unico ad avere un'esperienza teatrale più fresca e approfondita. In questo secondo capitolo invece Alan Taylor mi sembra più in linea con gli sceneggiatori Yost, Marcus e McFeely, tutti scrittori e fumettisti impegnati prevalentemente con lo sci-fi e i supereroi. Taylor dà vita a un prodotto molto commerciale e poco sostanzioso. The Dark World si scrolla di dosso la seriosità fuori luogo del suo prequel e si avvicina molto alla superazione, super effetti speciali e ironia spicciola a maragana presente anche in The Avengers. E ribadisco, continuando a sottolinearlo e a sostenerlo strenuamente, che le saghe dei supereroi non sono più dedicate a un pubblico maschile, ma a un pubblico femminile. La scelta degli attori, i battibecchi adolescenziali tra maschioni e i baci appassionati con le nuove eroine più virili dei giovanotti stessi ne sono la prova inconfutabile. Altra prova palese di ciò con la quale devo allertare piacevolmente le giovani donzelle è la sequenza dettagliata di Chris Hemsworth a Tartaruga Ardento nella sua cameretta a casa di Babbo Odino, ripresa registicamente con lo stile dello spot dell'ultimo profumo di Armani. Roba forte, ragazze, portatevi il ghiaccio per la fronte. Oh mio Dio! Oh, è un uomo nudo. Dunque, vi consiglio di andare a vedere Thor. Ma 8,20€ sono tanti alla fine. Se è, andateci da mercoledì che costa meno. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Dolcini alla crema de nonna. Vi ricordo mercoledì 18 alle 13:30 l'uscita del videoclip sul Mago di Oz. Ma tanto vi massacrerò i coglioni in settimana. Faccio un salutone a Martina, che sostiene di essere stata la mia prima iscritta. Onesta? E noi ci vediamo lunedì prossimo. Fatemi sapere se avete visto Thor, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se lo andrete a vedere. A proposito, qualcuno ha capito come minchia se fa a rispondere ai commenti con Google Plus? Senza che ti dica non sei autorizzato. Mi raccomando, fate l'albero. Ciao.